Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo alla memoria esaurita che non si può allocare alla texture quando andate ad avviare Fortnite. Quindi in questo caso dice di assicurarti di avere i requisiti minimi per giocare e di cercare di abbassare un po' la grafica oppure chiudere le altre applicazioni in background. Quindi in questo caso, per risolvere questo problema su Fortnite, tu vai direttamente nella libreria di Epic Games, libreria, vai sui tre puntini e vai su gestisci e vai a scrivere trattino DX11. Chiudi qua, chiudi Epic Games, lo chiudi definitivamente, lo apri e vediamo se Fortnite si avvia. Ed ecco a voi che Fortnite si è avviato grazie al DirectX 11. Noi l'abbiamo avviato come DirectX 11, come puoi vedere se vado su impostazioni, modalità di rendering su DirectX 11. Ovviamente al posto di DX 11 puoi anche scrivere DX 12, ok? Come questo qua, DirectX 12. Tu scrivi trattino DX 12 e provi ad avviarlo. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore riguardo all'avvio di Fortnite che dice che la memoria è esaurita, anche se tu hai una buona scheda video, però la memoria ne hai tanta e non va Fortnite, qui c'è un problema. Quindi se non hai capito riguardo alla guida, se hai problemi commenta, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.